Onorevole Pietro Paolo, vicepresidente della regione Calabria, in questo momento la regione con un governo targato Giorgia Meloni. Sì, noi abbiamo diciamo il governo regionale ovviamente sta beneficiando del rapporto diretto che abbiamo col governo nazionale. Il presidente Occhiuto ha un rapporto con moltissimi esponenti del governo. E questo si vede e porta anche risultati, come avete potuto vedere, insomma, anche fondi che sono arrivati per la 106, per il porto, per tante altre iniziative che stiamo facendo. Ovviamente ci sono tante cose che vanno discusse, tante cose che a noi servono come regione e che noi cerchiamo di portare avanti insieme al governo nazionale. La ZES unica fatta dal ministro Fitto. Non so se avete seguito la vicenda del credito d'imposta, che molte imprese hanno avuto accesso a questo credito d'imposta, si erano preoccupate del fatto che il credito potesse essere basso come percentuale, come intensità di aiuto. È un problema che è stato risolto sia dal punto di vista tecnico, sia dal fatto che il governo ci ha messo una quantità di soldi che non era mai stata messa in precedenza per la gestione del credito d'imposta attraverso la ZES unica. La ZES unica che è uno strumento importantissimo che raccorda tutte le ZES preesistenti, ma che la cosa più importante ha reso tutto il Mezzogiorno un territorio appetibile dal punto di vista degli investimenti delle imprese, e quindi ci sono agevolazioni per le imprese che possono che dà sia il governo e sia le singole regioni. In questo noi stiamo lavorando per affiancare il governo alle misure del governo sul nostro territorio, in maniera da renderle ancora più appetibili per chi vuole venire a realizzare investimenti e effettivamente creare occupazione, occupazione stabile. E questo è il nostro obiettivo primario. Il governo Meloni che in Calabria con Vandaferro, con l'onorevole Antoniozzi, tra gli altri, ha grossi numeri. Il Fratelli d'Italia in questo momento è il primo partito in Calabria. Dopo i risultati europei hanno certificato che Fratelli d'Italia è il primo partito in Calabria. Quindi c'è da fare un grande complimento sicuramente a Giorgia Meloni, che è la nostra leader, che è quella che tira molto di più il consenso, ma anche a tutta la classe dirigente del partito in Calabria, tra cui quelle persone che ha citato, Vandaferro che è il nostro coordinatore regionale, l'onorevole Antoniozzi, ma c'è il senatore Orso Marzio, il senatore Rapani, i nostri consiglieri regionali. Siamo una squadra coesa e forte che cerca di lavorare sul territorio in accordo con gli esponenti di governo, con gli esponenti che stanno alla Camera e con gli esponenti nostri che stanno al Consiglio regionale e in Giunta regionale.